Siamo alla Banca Sabiese con la professoressa Giuseppina Scognamiglio, che ha scritto un saggio su Rocco Scotellaro dal titolo Scotellaro oltre Scotellaro. Chiediamo subito alla professoressa: chi è Scotellaro? Scotellaro per me, per tante persone che veramente lo apprezzano e hanno capito la sua poetica, è uno dei più grandi poeti del primo e del secondo Novecento. Teniamo conto che lui è nato nel 1923 ed è morto a 20 anni nel 1953. Eppure in questi 3 anni, un tempo così breve, è stato capace di fornirci poesie, romanzi, saggi sociologici, quando ancora la sociologia si poteva dire che non fosse ancora una scienza, e poi il teatro, sceneggiature cinematografiche, quando il cinema era ancora in bianco e nero, muoveva i primi passi in Italia. E beh, tutto questo è stato sindaco per ben 2 volte, a 23 anni e a 25 anni, sindaco del suo paese natio, Trecarico. Quindi a tutto tondo si è espresso, un genio assoluto che veramente ha saputo esercitare non il potere, purtroppo, ma esercitare il suo genio, che era molteplice, versatile, era un poligrafo. Il fatto che ci si sia un po' dimenticati del personaggio è attribuibile al fatto che sia scomparso così precocemente, appena a 30 anni, per un infarto, o c'è qualcosa di più secondo lei? Allora, certamente è morto troppo giovane, a 30 anni, però c'è da dire anche, come diceva Machiavelli nel 1500, che la virtù, cioè il merito, nel destino di una persona viene sempre sopravanzata dalla fortuna, che è il vero arbitro della nostra esistenza. Io posso dire che Rocco Scotellaro ha avuto una piccola fortuna e non una grande fortuna. Lui, come dice Jack Hirschman, che è stato il primo a tradurlo negli Stati Uniti d'America, e noi sappiamo Hirschman chi è, grandissimo poeta, morto poco tempo fa. Bene, Jack Hirschman in un video che io spero stasera di poter produrre dice: voi italiani non avete capito che avete avuto a che fare con un grande poeta. Voi parlate di Quasimodo, Montale, Ungaretti ancora prima, e non parlate di Scotellaro, che secondo Hirschman supera tutti gli altri. Un'altra cosa che mi ha molto colpito di Scotellaro è stato il fatto che lui, lei lo diceva precedentemente, ha prodotto anche un'inchiesta sociologica. Sì. C'è stato uno dei primi, sì, ad aprirsi a contadini, questo tipo. Contadini del sud. Assolutamente, infatti anche, diciamo, le sue origini erano umili. E c'era quindi anche un connubio con la politica, infatti poi è stato anche accusato ingiustamente. E questo è stato 46 giorni in galera, il motivo per concussione, peculato, proprio assurdo. È stata una congiura. Assolutamente, infatti poi abbandonato. Vogliamo dire qualcosa in più su questa inchiesta sui contadini dell'epoca? Sì, Norberto Bobbio, grandissimo filosofo, ha detto che abbiamo avuto 3 grandi inchieste sociali, tra cui banditi a Orgosolo, banditi a Partinico di Dolci e l'altra anche molto importante, molto articolata. E poi la terza, e forse la più importante, l'ha detto Bobbio, non lo dico io, è stato contadini del sud, a cui Rocco ancora attendeva, nel senso che stava scrivendo ancora, stava espandendo questa inchiesta quando è stato colto da questa morte improvvisa e inaspettata. Perché a 20 anni muore un giovane, all'improvviso crolla a terra, si spegne la luce, non c'erano avvisaglie se non un mal di testa, un po' di mal di stomaco, lui questo diceva. Invece poi ci sono stati dei medici, c'è stato un neurochirurgo molto famoso, c'è stato Aristide Della Rocca, l'ex direttore sanitario dell'ospedale Cardarelli, che affermano che sia stato un aneurisma. Quindi un'arteria tracranica scoppiata all'improvviso, che è scoppiata.
Lei è d'accordo con quei critici che sostengono che anche la poetica di Scutellaro nel tempo sia cambiata, si sia trasformata? Inizialmente era più dolce, più legata al contesto, e poi sia diventata anche più severa, più dura, forse anche per quello che aveva vissuto. Sì, lei concorda o ha un'idea diversa? No, io non concordo in pieno, solo in parte. Io dico che 120-46 giorni di galera ingiusta lo abbiano profondamente segnato, questo sì, è indubbio. Ma poi la sua poesia è una poesia multicoloristica. Infatti in questo libro che ho intitolato, come lei ha citato poc'anzi, Scutellaro oltre Scutellaro, e io l'ho messo a confronto con i grandi quadri dei pittori impressionisti francesi, Cézanne, Pissarro, Renoir, i macchiaioli come fattori, perché lui aveva questo senso, era un pittore di versi, di poesia, un pittore poetico. Cioè la sua poesia aveva il colore, il nero, il bianco, il rosso. Infatti ci sono stati gli allievi del liceo Scutellaro di San Giorgio a Cremano che su mio impulso hanno messo a confronto i quadri di Cézanne e degli altri pittori impressionisti con le poesie che proprio subivano la stessa impressione poetica e coloristica che aveva avuto il pittore in origine. Del resto Scutellaro frequentava Mauro Masi, che era un pittore notevole, frequentava il suo studio, quindi non era digiuno. Bisogna dire che lui, qualsiasi fosse il tipo d'arte a cui si avvicinava, riusciva a metabolizzarla e a esprimerla. Vedi il cinema, vedi non solo la poesia, come ho detto prima, cinema, teatro anche quello, narrativa, cioè tutti i generi della letteratura e dell'arte. Non dipingeva, ma dipingeva con la scrittura. Assolutamente. Lei prima ha riportato nuovamente il titolo del saggio che ha scritto, Scutellaro oltre Scutellaro. Mi incuriosisce, perché questo titolo? Perché sì, è particolare? Oltre, perché andiamo oltre. Io come saggista e scrittrice che mi sono occupata di lui, dico da bambina perché? Perché Rocco era amico di mio padre, avevano la stessa età e io abitavo, mio padre abitava, io ero appena nata, proprio di fronte alla casa dove lui è morto, a via Università. Lui abitava a Palazzo Borrelli, io a Palazzo Cozzolino, via Università di Portici. E quando lui è morto, mio padre è stato tra i primi a correre, perché pensavano di poterlo aiutare, di chiamare un medico, di soccorrerlo. Era svenuto, aveva perso conoscenza. Certo. E invece non c'è, come ha detto il neurochirurgo famoso Carlo Cuppo, che se ne è occupato a posteriori, con tutti i referti medici, con tutte le notizie sanitarie di cui hanno potuto fornirlo gli amici presenti, ha detto questo è stato un aneurisma. Per cui c'erano già stati dei casi in famiglia, un padre e un fratello, morti giovani. Ultima domanda, secondo lei cosa c'è ancora da scoprire di Rocco Scutellaro? Innanzitutto diffondere la sua poesia, che finora, nonostante ci siano stati vari convegni su di lui, ma per lo più sono stati convegni con uno sfondo politico, soprattutto i primi subito dopo la sua morte. E poi c'è un'opera omnia su Scutellaro, edito dalla Mondadori, per carità, però non c'è la diffusione. Ma chi lo conosce? Nelle antologie non c'è il suo nome. Eppure gli stessi allievi della scuola Scutellaro, anni fa, oggi no perché lo sa, dicevano, ma chi è Rocco Scutellaro a cui è, che è nominato come titolare di questo liceo? E quindi urge diffondere la sua poesia, ma veramente, come dice Hirschman, ripeto, è giusto che lo si faccia. Bisogna andare oltre quello che già si è detto, come io ho cercato di fare col mio saggio, perché l'ho messo a confronto con i pittori impressionisti e macchiaioli, e lui stesso in questo saggio io ho cercato di dimostrare che si va oltre quello che si sa di lui,
ecco perché scotellaro, oltre il già detto, oltre il già scritto. La ringrazio, professoressa Scolamiglio, gentilissima, e inizia il seminario. Grazie a lei.